Ciao da Cristian, cucina naturale senza glutine. Dunque, in questo video vediamo come fare la pasta brisée senza glutine. Sai che io non uso le miscele industriali, quindi qui ho fatto un mix mio fatto in casa e in cui andrò a usare anche la farina di piselli, una farina molto particolare che sto imparando ad apprezzare sempre di più ultimamente. Oltre a questo, vado a farla anche, sai che ci andrebbe il burro nella pasta brisée normale, io ci ho messo il ghee. Okay, quindi è il ghee, se non sai cos'è, è, metti di vedere, un burro chiarificato, però cotto più a lungo, per dirla in due parole, ok? Ecco, comunque sia, è grasso puro. Bene, quindi guarda questo video, questa è una pasta brisée con cui fare ottime torte salate, poi in un altro video vedremo anche come fare appunto una torta salata, ok? Qui, Cristian, ti do buona visione in questo video, ok? E qui impari anche come usare un po' le farine naturalmente prive di glutine, ok? Dunque, andiamo a vedere come ho fatto. Molto bene. Allora, quello che ci serve è semplicissimo. Un mix di farine, quindi questa è una miscela che ho fatto io di farine, composta da farina di piselli, farina di saraceno e farina di riso bianco, ok? In parti uguali, 50, 50 e 50, ok? Mettiamolo nella nostra ciotola, gli mettiamo un pizzico di bicarbonato, vuol dire un niente, una punta, ok? Andiamo già a miscelare in questo modo. Un pizzico di sale, poi quello che andiamo a fare è gli mettiamo un cucchiaio di ghee, quindi la parte grassa di questa parte, anzi, diciamo un cucchiaio e mezzo di questa pasta brisée è il ghee. Ora, quello che devi fare è questo, praticamente andare a mischiare con la farina, vedi? In questo modo la vai a avvolgere il ghee e adesso andiamo a, vedi, comincia a farsi tutti a pezzettini. Questa in gergo tecnico si chiama sabbiare, ok? E ora fai così, vedi? Proprio. Chiaramente questa parte grassa non è abbastanza per, diciamo così, rendere l'impasto lavorabile, no? Come vedi, rimane molto secca, ok? Non si impasta. Quindi ci manca che cosa? Ci manca l'acqua. Bene, a questo punto uniamo la nostra acqua. Queste sono 100 ml di acqua, quindi semplicissimo. E a questo punto avviene il nostro impasto, vedi? Allora, come vedi, è molto molto morbido, quindi dobbiamo assolutamente aggiungere ancora farina, ok? Perfetto. Quindi andiamo ad aggiungere a occhio, in questo caso andiamo a occhio, grano saraceno, ok? Ho messo un cucchiaio, più o meno, sì. Perché le farine non sono mai tutte uguali, eh? Quindi ogni volta è abbastanza morbida. E ho messo quel mezzo cucchiaio di ghee in più, ho voluto abbondare, però, come vedi, dopo salta fuori la magagna. Ok? E quindi devi sapere dopo come gestire, no? Nelle ricette così. E questo è il bello. Vedi? Ecco, ci siamo. Ci siamo. Questa è perfettamente lavorabile. Vedi com'è bella omogenea, bella morbida. Ok? Guarda che meraviglia. C'è anche un bel profumo. Poi il ghee gli darà un tocco veramente incredibile. Ora la pasta brisée è pronta per andare in frigorifero a riposare, ok? Fatela sempre riposare prima di usarla.
Adesso io lo andrò a spolverare appena 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 di farina, così, ok, perfetto. E ora la metterò su un piatto e la metto in frigorifero a riposare. Dopodiché la tua brisè è pronta. Quando vuoi usarla la tiri fuori. Calcola che con il ghee quindi si andrà a solidificare, ok? Il ghee è, se non conosci il ghee, è burro chiarificato, praticamente cotto proprio a lungo, comunque è grasso puro, e quindi devi tenerla poi a temperatura ambiente finché non diventa lavorabile. Generalmente basterà, dipende dalla temperatura che c'è in casa, è ovvio, certo. Ok? Comunque in genere un'oretta è abbastanza, ma anche mezz'ora se siamo d'estate, ok? E qua la tua pasta brisée è una versione, ce ne sono tante, questa è una versione per fare una pasta brisée a casa tua in 10 minuti, semplicemente senza glutine, ok? Con farine naturalmente prive di glutine. Chiaro, perfetto. E in un altro video poi vedremo il suo utilizzo, faremo una torta salata. Ok, al prossimo video, qui Cristian, ciao!